Guardare una serie TV coreana significa spesso trovarsi spiazzati a causa di trucchi narrativi che non si comprendono a fondo, ed è importante sospendere il giudizio con gli occhi della propria cultura, guardando a quel che accade con gli occhi di un bambino. Non è sempre facile, perché molti sono i momenti in cui si sarebbe tentati di dire: aspetta un attimo, ma cos'è appena successo sullo schermo? Gli espedienti con cui la narrazione prosegue sono spesso piuttosto bizzarri. Alcuni di questi sembrano infatti, anche alla più generosa descrizione, avere davvero poco senso, come ad esempio le corse in ospedale a cavalcioni. Altri invece aiutano la narrazione. Tra i motivi più ricorrenti della narrazione possiamo ritrovare lo svenimento. Molto spesso viene impiegato per sottolineare uno stato emotivo estremamente stressante per la protagonista. Le reazioni fisiche di cedimento sottolineano un forte shock, un momento di paura o una notizia inaspettata. Le donne svengono più spesso rispetto agli uomini, questo perché il ruolo della donna viene associato a tratti di maggiore emotività e suscettibilità, caratteristiche ampiamente enfatizzate nei drammi coreani. D'altronde questo avviene non solo nella cultura coreana. La donna viene considerata un fiore delicato che tende a sciuparsi, quindi a svenire, con maggiore facilità. La donna svenuta viene rappresentata nella cultura tradizionale attraverso gesti molto eclatanti, con la mano che si rivolge alla fronte con il palmo verso l'esterno, mentre la testa e la colonna vertebrale si reclinano all'indietro e il corpo pian piano si accascia. Nella cultura tradizionale di stampo occidentale, l'uomo è sempre colui che sorregge e soccorre la tipica damigella in pericolo. Non è quindi strano che all'interno dei drammi coreani questo sia uno degli espedienti narrativi che meno stupiscono un occhio occidentale. Fainting spells. Oh, leading men even second leads, they can't let women hit the ground. It's like totally subconscious. Try it. Thank you.